Ma secondo te che lavoro dobbiamo fare? Piano, non andare così veloce. Ma sei lentissimo. Allora, secondo me questa volta dobbiamo sicuramente costruire qualcosa. Avevano detto che dovevamo incontrarci qua. Eccolo, ecco il nostro uomo. Pino? Pino, Gino! Gino, Pino, siamo arrivati! Siamo per le barche. Allora come torniamo a casa? Vabbè, ci paga Pino, tanto dovrebbe pagarci. Ciao Pino! Dovrebbe. Tutto bene? Ciao Pino. Allora, vediamo. Vai, leggi il libro. Cos'è che dice? Tu non sai leggere. No, voglio che leggi te. Vai! Ho bisogno che il mio lago non venga distrutto. Presto arriverà un'onda gigante di acido. Che cosa? Acido? Ma wow. Sei sicuro, Pino? Pino, quindi un'onda di... Oh, mamma. I blocchi di Lego sono qui. Muovetevi. Ok, muoviamoci. Ok, ho capito qual è il lavoro, bella faccia, ho capito. Dobbiamo mangiare un hot dog. No, aveva detto che dobbiamo proteggere il suo lago dall'onda anomala di acido. Ma questo non è un lago, questa è una pozzanghera. Vabbè, ho capito, ci paga per fare questa cosa. Sei sicuro? Ci tieni tanto tu alla tua pozzanghera? Kendall, okay. Ci paga per fare questa cosa, va bene, dai. Va bene, sì, vediamo. Okay, allora prendi i mattoncini. Tutti i blocchi, che belli, guarda che roba. Guarda. Vai, prendiamo tutti i blocchi. Prendiamo i mattoncini di bedrock. Mattoncini di bedrock, dove sono i mattoncini di bedrock? Così è indistruttibile. Ma non ci sono i mattoncini di bedrock, che cavolo. Vabbè, li creiamo noi. Ascolta, Pino vuole che usiamo questi. Vuoi essere pagato? Sì. Ma guarda che bello. Aspetta. Allora, io direi di incominciare a fare la casa tipo qua, ok? Così dici? Okay. Ma tutto di un colore preciso o qualsiasi colore? Ma no, qualsiasi colore. Tanto Pino, qualsiasi colore. Sì, vedi che Pino qualsiasi piace. Colore, ok. Ok, aspetta. Quindi Pino, Kendall vuole che proteggiamo il suo laghetto. Però sì. Dall'onda anomala di acido, hai detto? Ma perché di acido? Oh mio Dio. Ma non è che scioglie... Ma dopo l'acido sciogli Lego, scusa. Ma va, figurati, Lego sono indistruttibili. Ma che cavolo stai dicendo? Il Lego con l'acido si scioglie. Hai mai provato a metterne uno in bocca e mangiarlo? Ma che cavolo vuol dire? Mica c'è l'acido in bocca. Però è indistruttibile, io ho provato a morderli. Ma che paragone è, scusa? Senti, lascia stare. Ma stiamo facendo tipo un castello? Sì, facciamo un castello di Lego, ok? Mi piace. Allora, aspetta, guarda. Così. Non so quando arriverà quest'onda, quindi muoviamoci. Probabilmente mai. Pino, secondo me, non lo so, è tipo ubriaco. Ma che cavolo stai dicendo? Comunque, ti ricordi che la nostra casa di spugna era, sì, più o meno, era sopravvissuta all'onda anomala di d'acqua? Beh, sì, insomma, si sono rotte un po' di finestre in realtà, però sì. Siamo riusciti a sopravvivere. Sì, più o meno. Ok, comunque muoviamoci. Ci sono anche un sacco di cosini interessanti qua, che una volta che mettiamo tutti i blocchettini saranno incredibili. Ok, quindi prendi un po' di colore. Ma io voglio fare bella però la casa. Ah, sta venendo tutto uniforme, sì. Ogni colore è veramente... Ma non è vero, è venuto tutto strano. Vabbè dai, facciamo il bunker, chi se ne frega di come viene. Sì, allora facciamo così, infatti. Faccio un attimo il muro della casa. Tu inizia tipo a fare un bunker sotterraneo, perché io ho paura, ok, che dobbiamo proteggere la casa. Fare un bunker. Voglio proteggere anche la pelle io. Ok, allora guarda cosa, ci penso io. Muoviti, fai un bunker. Stai attento a non rompere il laghetto, che dopo non ci paga sto. No, lui ci tiene troppo alla sua pozzanghera. Sai che ci deve fare? Kendall, non è che sta venendo molto bene, perché io non è che me la cavo con questi blocchi, Ci sono un po' di buchi. Ci sono un po' di buchi. Pino, no, mi sta guardando. Io sto facendo un bunker bellissimo e perfetto. Allora, il bunker adesso lo vengo a vedere. Però mi raccomando, deve essere. Meglio di no, non venire. No, vengo, perché no? Lascia stare. Perché no? Vengo? Vengo giù. Vediamo? Yes. 3, 2, 1. Bello! Bravissimo. Bello. Bravissimo, continua così. Sei veramente okay, bravo, bravissimo. Grazie. Allora, devo dire, Kendall, però ci sono dei buchi. Io non vorrei che l'onda di acido trapassasse questi bucherellini. Ma Pino non se ne accorgerà mai, non ti preoccupare. Ho capito, ma quando arriva noi siamo dentro, sai com'è? Ah, noi dobbiamo stare dentro? Certo, noi dobbiamo stare dentro. Ma questo non me l'avevi detto? A lavoro finito, ci paga per quello, per testare. Noi siamo dei testatori di case, dobbiamo proteggere. Aspetta, ti vengo a dare una mano allora, guarda. Sì, perché sono ancora in alto mare, capito? In alto mare, onda wow. in alto mare, capito? Molto simpatico. In alto mare, capito? Sì, bella faccia, l'abbiamo capito tutti, guarda. Ma, ok. Beh, non sono tanti i buchi, però. Secondo me si può ovviare al problema così. Come? Se vedi un buco... Lo ci tappi? Costruisci sopra. Sì, comunque stai sprecando un sacco di blocchi. Guarda che ne abbiamo limitati. Ne abbiamo infiniti, ma cosa dici? Sì, vabbè, Pino, tanto ce li dà. Dai, continuiamo a mettere i blocchi, forza. Così, vedi? Tappato il buco. Ma io secondo ti tappo te, i buchi. Ma secondo te l'onda che arriva, no? Sì. È alta come quella dell'altra volta? Spero di no, perché altrimenti mamma non basterà mia. Questa casetta non, di colina. Non basta niente. Guarda, riempiamo tutti questi buchi qua del muoviamoci, castello. Dai. Kendall, ma che cavolo stiamo facendo? Cioè... Stiamo lavorando al meglio delle nostre capacità, ok? Ma la porta dov'è, scusa?
Ma la non porta? Credo serve. No, non c'è la porta. Kendall, ma che cavolo abbiamo fatto? Ma la faccia, stiamo lavorando al meglio delle nostre capacità, ok? Non lamentiamoci. Ma la porta? Quale porta? La porta per entrare. Non serve una porta, resteremo murati là dentro vivi. No. Allora rompo tutto. Qui bisogna fare la porta. Ma sei matto? Me la faccio, sai quanto tempo ci ho messo? Ma ho capito, bisogna entrare, dai, faccio un attimo la porta. Comunque, sì, devo dire, ci sono un po' di buchi, però continuiamo a tappare. Però è ben protetto, vedi? Sì, dai, è ben protetto, penso che abbiamo fatto uno schifo di lavoro, è un lavoro bello, però... L'importante è che non entra dell'acqua e non distrugga il laghetto di pino. Il laghetto di pino non verrà distrutto, però dobbiamo chiuderlo sto coso. Però cosa? Secondo me è dobbiamo chiuderlo, non è che possiamo lasciarlo così, scusa, eh? Ah, io lo volevo lasciare così. Tu lo volevi lasciare così, dopo non si paga questo pazzo, eh? Sì che ci paga, tranquillo. Hai finito il tuo bunker comunque, eh? Sì. Ma come sì? Dai, vengo a vederlo. Aspetta, comunque devo mettere una porta... Qua. Guarda, prova a entrare nel bunker. Porca miseria, il bunker. Ma deve entrare. Dai, allora dobbiamo fare un altro po' di cosine. Oh mio Dio, ma cosa abbiamo creato, Kendall? È uno schifo, la faccia, che cos'è? Mamma mia, ma è bellissima. È fantastica. Se guarda, qui abbiamo fatto anche il tetto. Ma secondo te ci entra? No, secondo me comunque... No, secondo me è ben coperta. È ben coperta, sì, sì. L'abbiamo fatta bene. Dai, basta chiudere un attimo i buchettini qua. Poi secondo me lui era un po' nervoso. Magari quest'onda non arriva nemmeno. Vero? Arriva. Un creeper? No, entra nel bunker. Cos'è che sta arrivando? Oh, mi arrivano già le radiazioni. Ma dove sei? Oh, porca miseria! Sta arrivando lo tsunami. Arrivano le radiazioni, senti? Ma come le radiazioni? Sì. Mio Dio, sì. Guarda che roba! Muoviti, entra qua dentro. Entra nel bunker. Ma stai morendo? Entra pure tu. Aspetta, Pino! E Pino? Pino, si salvi chi può. Oh mio Dio, ma guarda l'onda gigante! Non ci pagherà mai, Pino, non ci pagherà mai. Abbiamo chiuso tutto bene? Oh, cavolo, sta arrivando! Esci! Io entro nel bunker, me la faccia. Cavolo, togli. No, togli ste linfe, maledette! Entra. Aspetta. Chi se ne frega del suo lago, è troppo pericoloso sto posto. Ma voglio vedere, ma secondo me non entra comunque l'acido, scusa, qua dentro. Entra sicuro. Guarda che a me mi sta togliendo tutta la fame, io sto morendo. Aspetta. Oh mio Dio, sta arrivando, Kendall. Entra? Sta arrivando, non lo so, però voglio vedere. Vediamo. Anch'io voglio vedere, sono curioso. Non lo so, secondo te entra? Secondo me sì. Guarda, vediamo. È sopra di noi. Oh mio Dio, la faccia, troppo moriamo. Vediamo tre. È arrivata la nostra ora. È arrivata! Non entra! Non ci credo! Aia! Non ci credo! Ma la porta, me la faccia! Ma dov'è la porta? Oh mio Dio! Si sta corrodendo! Oh mio Dio, sta spaccando tutti i blocchi! Ma come sta spaccando i blocchi? Oh mio Dio, ma la porta... Ma che cavolo? È rotta! Ma quindi siamo sommersi? Sì. Ma abbiamo salvato... Aspetta, abbiamo salvato il lago, quindi... Sì, il lago è salvo, ma noi non mi sembriamo molto ma salvi. Ma com'è possibile che non passa l'acqua? Cavolo, abbiamo lasciato così tanti buchi. No, è perché siamo bravi, altro che... Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta. Pino! Ce l'abbiamo fatta. Pino, Pino! Allora, vieni. Pino! Andiamo a dargli la buona notizia. Pino! Pino! No, non uscire, Kendall! Kendall! Dove? Non c'è più Pino. Morto. Siamo un po' sommersi, mi sa, Mi sa che questo lavoro non era il massimo. La faccia, Pino è morto. Andiamo giù di sotto, dai. Mamma Pino è morto. Mia. Pino è morto. E chi si paga? Nessuno. Ma come nessuno? Tieniti. Vabbè, quindi dobbiamo... Dobbiamo iniziare a pensare cosa? Dobbiamo iniziare a pensare a come sopravvivere, no, perché non abbiamo niente. No. Oh, che cavolo di porta hai fatto? Ma che schifo di bunker, ma non si esce nemmeno qui. Oh! Tieni, esci. Mio dai. Dio, ma rompimi sto coso. Bella faccia. Rompimi sta cosa. Ma non rompere il bunker, se no restiamo. Mamma mia, me ne vado, voglio uscire io. Ma sei matto? Oh mio Dio. Ma guarda la casa comunque. Super. Hai visto? Mamma mia. Protettissima. Almeno abbiamo salvato Billy comunque. Non abbiamo salvato Pino. Vabbè, però. Comunque sì, ragazzi, speriamo che la casa di Lego vi sia piaciuta. Fateci sapere se io e Kendall siamo stati bravi a proteggerla. Direi proprio di sì, Kendall, vero? No. No, infatti no. Da noi è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!